Voglio farvi vedere tre modi semplici per creare del finto granito, della finta pietra e del finto legno. Tutto l'occorrente lo trovate qui sotto oppure sul blog. L'ultimo che vi faccio vedere è il granito. Allora, il granito ci può essere di tantissimi colori. Quello che vi faccio vedere io è blu. È bluastro. Perché mi piace. Perché mi diverte. Prendete una spugna marina, la bagnate, questa è bagnata, tenete dell'acqua a portata di mano e mettete su un piatto. Io qua, questo è lavabile ma va benissimo anche se è acrilico, lavabile bianca, acrilico nero e acrilico blu oltremare, quindi solo tre colori. Dopodiché con la spugna iniziate dal bianco e spugnate un po' dappertutto. È importante che sia una spugna marina perché ha una trama molto irregolare, quindi voi potete utilizzarla sui vari lati. Qui per esempio avrò delle macchie più grandi, qui delle macchie più piccole. Mi raccomando, quando usate le spugne, sempre, anche se state, non so, patinando un muro, muovetela, cioè non lasciate la spugna sempre nella stessa posizione, perché viene un disegno ripetitivo che è veramente brutto. E non è una mia opinione, è un fatto. Qua la spugna mi si è bagnata, sporcata di nero, ma va benissimo perché io il prossimo passaggio lo farò con il nero. Non dappertutto. Anche qui si lavora a strati, un po' come la pietra. Dei punti saranno più neri, la giro, dei punti saranno più blu. Una volta finito il primo passaggio, quando siete contenti, quando non vi sembra troppo regolare, quando vi sembra tutto bello pieno, lasciate asciugare. Il granito ha delle incrostazioni leggermente metalliche che io riproduco con la foglia d'argento, quindi adesso la mia base è asciutta e, utilizzando la missione, attacco dei pezzettini di foglia d'argento attacco qualche fogliettino di qualche pezzettino di foglia d'argento. Quindi missione, questa è l'unica cosa che poi vi dovete ricordare dove l'avete messa, anzi adesso io l'attacco subito perché poi me lo perdo. Se vi interessa la doratura e l'argentatura, ho fatto un video tutorial dedicato. Lasciate asciugare leggermente, potete anche spezzettare leggermente con le dita la foglia d'argento e trasportarla in giro per la superficie, in modo che non sia proprio un pezzo tutto spigoloso, e poi lasciate asciugare. Quando è tutto asciutto, rifate la stessa operazione con la spugna e la fate anche, coprite anche dei pezzi di argento, perché tanto l'argento, la pittura, l'acrilico non attacca benissimo sull'argento e quindi si intravede un pochino lo sbrilluccichio. Lasciate asciugare, dove non siete contenti ovviamente ripassate se c'è bisogno, se i colori si sono impastati troppi usate soltanto le puntine della spugna per fare dei puntini piccoli, lasciate asciugare e una volta asciutto passate almeno tre mani di protettivo lucido, almeno tre, non siate pigri, se sono quattro è anche meglio. Io lascio asciugare. E questo è il pezzo di granito finito.
Questo ha avuto 3 mani di vernice lucida, forse gliene darò un'altra. E potete fare anche un'altra cosa, se proprio vi volete divertire molto, potete dare 3 mani, dopodiché ricominciate con la foglia d'argento, dei pezzi piccoli 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 piccoli, e poi ridate altre 4 mani, cioè fate proprio uno strato molto molto grosso di lucido, e a quel punto le incrostazioni si vedono in profondità, è bellissimo.